Un sì con vista Colosseo. Sempre più coppie straniere scelgono la città eterna per coronare il loro sogno d'amore in uno dei tanti scenari che stringono il cuore. Dalla Fontana di Trevi alle rive del Tevere, alle ville storiche, per Roma, museo a cielo aperto, il 2022 è stato l'anno della ripresa. 855 le celebrazioni, un giro di affari di 50 milioni di euro. Con i suoi borghi storici, il Lazio è al sesto posto dopo Toscana, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. Questi i dati che emergono dall'osservatorio Destination Wedding in Italy, presentati a Roma dall'Ente Nazionale per il Turismo e Convention Bureau. In Italia c'è stato un aumento dell'11% di nozze straniere, 599 milioni il fatturato stimato nel 2022. Chiaramente Roma si porta una fetta importante perché è anche l'hub aeroportuale principale italiano e quindi il fatto di avere collegamenti diretti è molto importante, oltre che naturalmente le magnifiche location di charme della nostra storia, della nostra cultura a Roma, ma anche tutta quella nuova offerta di hotel di lusso che decisamente è l'elemento che si sta rafforzando nella nostra capitale e che sarà anche veramente quello che farà crescere anche il settore dei viaggi di nozze anche nel 2023 e negli anni futuri. Panorami mozzafiato e un'ampia scelta di strutture ricettive. Roma si conferma quindi culla della cultura e anche dei sentimenti. Gli Stati Uniti sono il principale paese di provenienza delle coppie straniere e poi provengono da Regno Unito, Germania, Svizzera. Al di là del grande ritorno di America, Europa in generale e UK, mancano ancora ovviamente mercati di lungo raggio che erano molto importanti per il segmento wedding, tra tutti sicuramente la Cina, i mercati asiatici, Australia e Sud America. E questo chiaramente è ancora un effetto del Covid, ma che siamo fiduciosi, diciamo, presto possano riprendere e ritornare a Roma, che è sempre stata una delle loro mete preferite.